Domani, il 14 di maggio, Safari Park di Gombia riapre le porte in maniera un pochino ridotta, ma questa è un'ottima notizia e tantissime sono le novità, Luca. Sì, buongiorno a tutti. Le novità sono tante al Safari Park, sono ore frenetiche di preparativi che sono poi ovviamente conseguenziali alle disposizioni che stanno arrivando man mano sulle varie attività che possiamo e potremo fare o non fare. La priorità è sicurezza, sicurezza per i collaboratori, sicurezza per i visitatori, sicurezza per il territorio, perché sappiamo che Safari Park è un asset strategico per tutta la provincia di Novara e per tutta l'area del Lago Maggiore. Oltretutto, Safari Park è stato il primo a lanciare questo SOS per l'emergenza Covid ed ha avuto eco in tutto il mondo. Siamo riusciti a trasferire quello che noi quotidianamente svolgiamo, che è la tutela dei nostri amici animali, la tutela anche ambientale, e questo l'abbiamo fatto a gran voce e siamo molto orgogliosi di questo, grazie anche alla Fondazione SOS Elefanti e grazie a tutti i media che hanno supportato l'eco e che sono riusciti a far raggiungere questa emergenza ai parchi che non erano ancora pronti. Ci sono anche tante belle storie di solidarietà. Sì, noi abbiamo vissuto giornate veramente commoventi, dalla Coldiretti che è arrivata con foraggi, con derrate, con frutta e vegetali. Siamo orgogliosi del pubblico anche privato che ci ha chiamato perché nel frigorifero aveva la carne che voleva donarci. E ancora di più a quelle aziende sensibili che hanno voluto mostrare la loro vicinanza con le adozioni a distanza. E quindi vogliamo ringraziare tutti e più ancora i visitatori che mai verranno al Safari Park perché hanno acquistato i biglietti dalla Sicilia, li hanno acquistati addirittura dall'estero, soltanto per aiutarci per far fronte all'emergenza anche finanziaria che il parco ha dovuto affrontare. E questa è una bellissima notizia perché vuol dire che gli italiani quest'anno si muoveranno, insomma, dalla Sicilia vengono all'estremo nord e questa è una cosa molto positiva. Oltretutto, Safari Park ha deciso di far ritornare a Boomerang indietro questa grande solidarietà per coloro che hanno davvero fatto la parte del leone, passami questo termine, per non dire dell'elefante, negli ospedali. Sì, i nostri visitatori lo sanno, qui abbiamo avuto spesso i cosplayer dei supereroi, ma bisogna dire che i supereroi veramente sono le persone che sono state in questa emergenza a stretto contatto con il virus, a dare aiuto, sostegno, quindi i medici, infermieri e gli operatori sanitari veramente a quali noi dobbiamo il nostro grazie. E lo vogliamo fare attraverso un'apertura loro gratuita del parco fino al 31 dicembre per far trascorrere un po' delle ore serene e liete con la famiglia. Se ancora non sono stati presi i biglietti, quando si arriva lì, come funzionerà la nostra giornata? Allora, intanto tutte le informazioni aggiornate in tempo reale saranno indicate sui social e sul nostro sito www.safaripark.it, quindi vi invito a vedere poi tutte le ultime news. Si potrà fare assolutamente lo Zoo Safari con la propria auto in sicurezza, accedere anche all'area pedonale con una ristorazione anche di tipo takeaway, rispettando ovviamente le distanze sociali, l'utilizzo della mascherina e l'utilizzo anche dei disinfettanti laddove si entrerà appunto nelle aree un po' più protette. Alcuni padiglioni potranno essere accessibili, altri invece saranno al momento ancora inibiti, come il Teatro Tenda Arena Romana, che è un teatro da quasi 1.000 posti che al momento ovviamente non può essere riaperto. Successivamente, le prossime settimane, avremo la possibilità poi di avere ulteriori aree aperte e la possibilità di avere una ristorazione ancora più completa e di vivere il parco ovviamente in maniera un pochino più così dinamica. Per il momento l'area camping rimane chiusa. Con grande orgoglio, Luca, io ti dico, ci vediamo domani. Sì, io Finalmente. Sei la prima lancio persona a quale lo veramente dico. a tutti l'invito, soprattutto lo rivolgo alla regione Piemonte, perché oggi i passaggi sono molto più permissivi in regione, quindi aspettiamo i grandi cittadini delle città maggiori di tutto il Piemonte, ma anche i nostri vicini, perché no, di venire qui al Safari Park per trascorrere qualche ora all'aria aperta, aspettando che il tempo migliori sicuramente.